I percorsi cinematografici di Alessio Barrettini. Cari amici di Caffè Italia Radio, ben ritrovati ai percorsi cinematografici di oggi. Voglio parlarvi di un film uscito solamente l'anno scorso negli Stati Uniti d'America. Si chiama Nope, parola inglese N-O-P-E, per indicare la parola no in modo veloce, in modo appunto parlato. Il regista Jordan Peele è un poliedrico personaggio statunitense qui alla sua terza fatica cinematografica. Il film è di fatto un genere, appartiene a un genere horror, ed è sicuramente un film abbastanza interessante, abbastanza singolare, sicuramente degno di una certa attenzione. Intanto si può cominciare a parlare di questo film già pensando ai precedenti lavori di Jordan Peele, Scappa e Noi, film dove in qualche modo la tensione crea una situazione costante, e quindi insomma in qualche modo il film è davvero difficile da sopportare da un punto di vista di un'ipotetica rilassatezza che in realtà non c'è mai. E però il lato secondo me interessante di questo film è che la storia, che è una storia che entra nel novero molto ampio di film sugli incontri ravvicinati, quindi non solo incontri ravvicinati del terzo tipo o tanti tanti altri o Signs eccetera eccetera, ma in qualche modo è un film che tende a superare un po' l'idea dell'invasione, perché in qualche modo questa invasione, se così ancora la si possa chiamare, riguarda in qualche cosa di decisamente diverso. Di cosa si tratta? Intanto si tratta di un luogo già di per sé, un ambiente già di per sé abbastanza stereotipato in un certo senso dal punto di vista delle invasioni. Si tratta di un luogo in aperta campagna, dove i protagonisti vivono intorno a un maneggio, a un allevamento di cavalli che devono servire per delle esposizioni o addirittura per delle produzioni cinematografiche. E succede qualche cosa immediatamente molto apparentemente inspiegabile, e si crea all'interno appunto di questo piccolo ecosistema, dove ci sono due fratelli, un fratello e una sorella, che gestiscono questa attività, a cui poi si aggiungono altri due personaggi che sono due personaggi stimolanti sotto un certo punto di vista, come anche sono stimolanti i personaggi principali. Cioè si tratta di un qualche cosa che appunto concerne anche il modo con cui questi attori, personaggi, rispondono all'arrivo di quest'UFO, che sostanzialmente si sa nascondere, e quindi in qualche modo all'inizio è solamente un sospetto, ma che poi diventa sempre più reale. Ma la realtà di questo UFO risiede nel, diciamo, in una dimensione appunto direi meno classica del solito, perché all'interno di questo oggetto volante non ci sono alieni, per quanto nella prima parte del film si intuisca che così è, ma appunto attraverso tutta una lunga serie di tentativi da parte di questi personaggi di trovare una documentazione. Comprano videocamere molto accurate, ci sono appunto riflessioni
sui campi elettrici, che e poi appunto si scopre che però della gente sta sparendo, e questo appunto perché c'è un qualcosa che non vi voglio svelare all'interno della trama e che riguarda la posizione, diciamo, dal punto di vista del regista su quella che potrebbe essere appunto una visione completamente diversa di che cosa sia un disco volante. E quindi ci sarà poi, nella migliore, qui sì, degli stereotipi tradizionali della interessante serie di film su questo tema, una lotta poi per la supremazia. E, insomma, in qualche modo il film è la storia di una difesa di un territorio, e la presenza di questo strano oggetto non identificato effettivamente si pone come il motore della storia, all'interno della quale effettivamente si scoprono poi alcune particolarità, alcuni dettagli che modificano poi non di poco il punto di vista punto di vista iniziale dei personaggi. Il film ha una serie di buone recensioni. La critica stessa lo ha paragonato a Spielberg, e quindi il regista Jordan Peele si conferma come uno dei principali maestri attuali della suspense, che effettivamente è il dettaglio, o meglio è il protagonista, la protagonista principale di questa pellicola, non solo per quanto concerne appunto gli sviluppi della trama, ma anche proprio per quanto concerne la capacità dell'enfasi di creare enfasi intorno ad alcune immagini, cioè di come effettivamente si sposino bene le immagini dei cavalli presenti nella storia, l'ambiente circostante, poi chiaramente ai momenti più movimentati in cui il disco volante si affaccia nella vita di questi personaggi. Il film ha vinto peraltro alcuni riconoscimenti, tra cui il Saturn Award, che è un prestigioso premio dove l'Academy di Science Fiction, Fantasy e Horror concede alle migliori opere di questo genere. Quindi sicuramente, se vi piace l'horror, se vi piace il thriller, se vi piace tutto ciò che è strano, tutto ciò che è weird, non perdetevi Nope di Jordan Peele. Caro saluto a tutti. I percorsi cinematografici di Alessio Barrettini.